Lo show della nazionale francese campione olimpica era iniziato all'ingresso in campo delle squadre. Con casche e spalle rinforzate, come vedi i giocatori di football americano, è iniziata la finale dei transalpini sotto gli occhi e gli sguardi alibiti dei giocatori americani. Ma alla fine i transalpini di Brizard e l'asse modenese Ngapet e Gianni sono tornati a brillare. Lacrime, sorrisi, Andrea Gianni è al primo importante trofeo della carriera. Se si lavora e si crede in quello che si fa, prima o poi si arriva dove si vuole arrivare. E fino adesso è stato tutto un percorso di crescita. Oggi ho una squadra di grandi giocatori che ti aiutano anche in questo percorso, perché per arrivare a vincere devi avere il materiale, cioè c'è poco da fare. Ed è bello quando giocavo, è stupendo oggi che faccio l'allenatore. Ma il discorso poi ricade sull'Italia. Lui è uno dei più grandi azzurri, 474 maglie della nazionale e una panchina, però solo da secondo. La nazionale è in buonissime mani. È chiaro che non è solo il nostro lavoro, ma anche la nostra passione, no? Quindi quelli che ti dicono che sei un traditore, cioè non capiscono quello che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare per il nostro paese, no? È come dire Valentino Rossi vince i mondiali con la Yamaha. Valentino Rossi è italiano. Quindi, insomma, sono molto felice ed è sempre così, cioè deve essere così. Ciao.